Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di perline. Penserete voi, quante mai potranno esserci? Credetemi, ce ne sono davvero tante, di forme, dimensioni, colore, effetti diversi. Vediamole insieme. Iniziamo con le prime, che sono le perline Cubic Marmo. In questa versione il colore presentato è l'ambra, ma ce ne sono anche tantissimi altri. Troverete quindi 10 perline all'interno di un pratico contenitore. Queste in particolare sono perline cucibili che misurano 11 mm x 8 ed hanno un foro da 1,5 mm. Il materiale da cui sono composte è il vetro. Questa che vediamo adesso invece sono perline Cubic, questa volta vetro, quindi effetto vetro. Variante di colore rosato, ma anche qui ce ne sono tantissime altre. Sono 10 pezzi contenuti all'interno di una pratica confezione e anche queste sono perline cucibili, millimetri 11 x 8 e foro da 1,5 mm. Il materiale è anch'esso vetro. Queste invece sono le perline glass che vediamo nella versione ambra. Sono perline cucibili del diametro di circa 8 mm con il foro da 1 mm. Il particolare trattamento di tintura fa sì che la perla non rilasci il colore e all'interno della confezione potrete trovare 20 pezzi. Il materiale da cui sono composte è vetro. Queste invece sono le perline gloss nella variante ametista e sono anch'esse perline cucibili con un foro da 1 mm ed esse hanno un diametro di 8 mm. Il materiale con il quale sono realizzate è ceramica. Queste sono le perline matte nella variante in particolare cipria e contenute all'interno di questa confezione nel quale potrete trovare 12 pezzi. Sono anch'esse perline cucibili, millimetri 8x6 con un foro dal diametro di 2 mm e il materiale con il quale sono realizzate è in resina. Queste che vedete qui, che sono solo una piccola parte, tutte le altre sono contenute all'interno di questo pratico contenitore, sono le perline Mix Trendy, che hanno un peso totale di 90 grammi. Sono perline in vari colori e forme, cilindriche, sferiche, fiori, farfalle, insomma di tutto e di più. Varie coloriture, opache e a specchio, e hanno un foro però di 1 mm. Queste invece sono le perline Mix Wood, e in particolare qui vediamo la variante gialla. È un mix di perline in legno di varie tonalità. Le misure vanno da 4 mm a 9 con un foro interno da 3 mm a 4 mm e sono adatte per realizzare abbellimenti di accessori, bracciali, collane, stile etnico, ma anche e sicuramente con stile. Il materiale con il quale sono composte è in legno e le potrete trovare di varie forme o di varie misure. Queste sono le perline Prisma, che qui vediamo in particolare nella variante piombo. Hanno un diametro di circa 6 mm e un foro di 1,5 mm. Sono a forma di prisma con effetto specchiato e nella confezione potrete trovarne 40 pezzi. Il materiale con il quale sono composte queste perline cucibili è la resina. Queste sono le perline Silk nella variante acqua. Sono perline cucibili millimetri 9x5 con un foro da 3 mm. Nella confezione potrete trovare 16 pezzi e il materiale con il quale sono composte è la resina. Queste sono le perline Tropic, effetto marmo, che vediamo qui nella variante giada. Le dimensioni sono 12x8 e il foro ha una grandezza di 4 mm. Nella confezione troverete 5 pezzi e il materiale con il quale sono composte è il vetro. Queste infine sono le perline Tropic, questa volta effetto vetro, e in particolare vediamo qui la variante Fumé.
sono anch'esse perline cucibili della grandezza di 12 mm x 8 con un foro da 4 mm. Nella confezione troverete 5 perline realizzate tutte in vetro. Ve lo avevo anticipato, i materiali, le forme, le dimensioni sono davvero tante e i modi per utilizzare queste perline sono altrettanti, infatti potete utilizzarle ad esempio per realizzare bijou o gioielli, che siano anelli, collane oppure bracciali, o ancora per personalizzare magari una borsa oppure una t-shirt, potrete cucire e realizzare dei disegni o magari delle scritte, o ancora in questo periodo va tantissimo riempire questi fili pieni di perline di forme e dimensioni diverse per poi legarli ad un dispositivo quale un cellulare o un tablet. Insomma, ecco, gli usi di queste perline possono essere davvero tantissimi. Poi i colori e le varietà disponibili sono davvero tante. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!